Salve a tutti ragazzi, bentornati su Jolly Show. Siamo ancora qua ragazzi su Dishonored. Io continuo a registrare in orari particolarmente improponibili. Comunque, dobbiamo andare ad affrontare la gente che ci ha tradito. Quelli che prima erano nostri alleati e poi sono diventati i nostri peggiori nemici, ma noi diventeremo il loro peggiore incubo. Perché loro ci hanno fatto fuori perché ci temono e fanno bene. Nella vecchia fogna dove eravamo già stati qualche episodio fa. Quindi dobbiamo affrontare gli zombie un'altra volta. Ragazzi, non ce la faccio più di sti zombie, davvero. Ma qui dove c'era Nonna Cencia, mi sa. No, scherzavo. Cioè, è un gioco lineare. Però ti ci perdi, anche se non è open world. È talmente vario. Che non capisci dove stai andando, cosa stai facendo praticamente. Magari, ripeto, magari non abbiamo avuto tutti i problemi che avremmo potuto avere. Per ora. Loro hanno creato il mostro. Adesso il mostro ha voluto ucciderli. Come Frankenstein, ragazzi, momenti culturali. Il dottor Frankenstein creò il mostro. E poi alla fine, però, il mostro appunto va a uccidere il dottore che l'ha creato. Per vari motivi, perché praticamente il dottor Frankenstein non voleva creare un altro mostro. Per appunto il mostro. Cioè, non voleva creare la compagna al mostro, anche se lui gliel'avesse chiesto. E quindi poi il mostro si è ribellato. Anzi no, peggio. Ragazzi, peggio anche perché il dottor Frankenstein creò il mostro. Però poi lo uccise davanti al primo mostro di Frankenstein. E quindi è per quello che era dato di testa. Tu sei il tizio mascherato che sta uccidendo tutti i lord e le dame. Esatto. Non puoi attraversare il cancello senza la chiave delle foglie. Puoi trovarla solo in un posto, ma io non ci tornerei per tutto l'oro della Dunwall Tower. Mai più. Magari tu potresti farcela. Qualcosa ci ha attaccati nella distilleria, usando i ratti. Lo so, è assurdo. Poi è tornata di corsa sotto le strade. Siamo scesi per ucciderlo, guidati da Slackjaw. Un disastro. Ne sono No. uscito a stento. Non so se Slackjaw è vivo, però aveva la chiave delle foglie. No, ragazzi, quelli che abbiamo condannato praticamente sono morti. Quelli che, con i quali abbiamo anche fatto alleanza. E adesso ridobbiamo trovarli sperando che siano vivi. Sì, abbiamo un rapporto un po' strano noi con i personaggi di Dishonored, direi. Oddio santo. Non voglio sprecare i dardi per sti qua, però fanno comunque male. Va, va che brutti. Hanno pure delle monete sti cosi. Molluschi, non so. Sono dei molluschi, wow, che cazzo. Aspettate, eh. Prima che sprechiamo tutti i dardi per l'anima di sto Causer, sfruttiamo il Big Power. No. Ma basta. Vabbè, raga, dobbiamo andare avanti di spostamenti. Come se non ci fossero domani. Noi stiamo davvero nuotando così serenamente nelle fogne. Corvo, muoviti che la vita sta quasi per finire. Io odio i livelli così. E anche i film, tipo nelle situazioni in cui capita. Vai. Aria, corvo. Ah, ok, dai. Oh, però non è nemmeno troppo sporca l'acqua per essere quella delle fogne. Il lago di dove vivo io tra un po' è meno pulito. Ma vi rendete conto che noi dobbiamo andare a trovare delle persone sperando che siano vive per andare avanti? E stiamo andando veramente in un inferno. Oh,
Nonna Cencia? di bollire Nerri e Grasso e poi di incidere una bella canzone sulle tue ossa. Ehi! Vieni a uccidere la strega pazza! Ecco il mio amore. Mi Nonna. aiuti a recuperare le ossa di Slack Joe? Ho messo da parte dei regali di compleanno per te nel caso in cui fossi tornato. Perché ogni tanto Dishonored ti pone davanti a questi grandissimi dubbi? Da una parte potremmo lasciare morire Slack Joe, così abbiamo anche i premi della nonna e probabilmente sono rune e ci servono. Però dall'altra, se salviamo Slack Joe, possiamo avere dalla nostra parte l'esercito dei criminali. Non so cosa fare, raga. No, vabbè, nonna, sei pazza. Mi dispiace, ma temo di doverti far fuori. Non vuoi aiutare nonna? Oh, mi deludi! Meglio che te ne vai. Ma proviamo a convincerla. No, Hai cambiato idea, tesoro? non ho cambiato idea, però. Vattene via, prima che mi arrabbi davvero. Nonna, non volevo farti Cerca que. il cameo di una ragazza. È lei. Buttalo nella fornace. In uno dei suoi libri c'è scritto che è l'unico modo per ucciderla. So che il cameo non le assomiglia, ma dovrebbe essere lei quando era giovane. È la fonte del suo potere. Buttalo nella fornace. Brucia il cameo e la ucciderai. Di meglio, tesoro? Beh, non è abbastanza. Ma che. Ossa del gatto. Credi che riuscirai a salvarlo? Non se lo merita. Nonna dovrà ucciderti, come ha fatto con tutti gli altri. Funziona meglio se ti faccio bollire un Siamo po' di seri? acqua. Faresti un saltino nella tinozza, caro? No, aspetta, dobbiamo fare. Ora vedrai cosa puoi fare. Per lui è troppo tardi, ed è troppo tardi anche per te. Sti topi di merda. Allora, raga, E aspetta, ucciderò un dobbiamo dar cattivo fuoco a sto prima che coso, sia no? troppo tardi. Getta il cameo. Veloce. Tu sei uno sciocco a volerlo aiutare. Uno sciocco. E adesso morirà. Cozzo. Coccole. Oddio, che cosa creepy. Cosa scriverò sul tuo cranio? Che eri uno sciocco. Oh, ma non se ne vanno sti topi, eh. Tu morirai e inciderò incantesimi nelle tue coccole. Allora, qui ci serve un po' di tutto, raga. C'è? Non riesci a trovarmi? Non c'è, non ti voglio uccidere però. Cosa scriverò sul tuo cranio? Che eri uno sciocco? Vabbè, ho capito, dobbiamo uccidere per forza. Non volevo farlo. Io non volevo che succedesse. Mi ero affezionato a quella psicopatica. Vuoi sapere una cosa buffa? Da bambini eravamo tutti terrorizzati da nonna Cencia e la credevamo un'orribile strega. Crescendo abbiamo pensato che fosse solo una vecchia triste. Avevamo ragione all'inizio. Strano, vero? Mi sono debitore. So che non è abbastanza, ma non ho altro. Buona fortuna, Corvo. Abbiamo recuperato un po' di money, ok, dai. Abbiamo ucciso una che ci ha aiutato. Perfetto. Che però, ragazzi, se ci pensate, se non ricordo male, quando la conoscemmo, lei ci disse che appunto era amica di quello che abbiamo ucciso, mi pare. Se non erro. Quello che secondo me, tipo, siamo noi. Cioè,
Cioè, il precursore di Corvo, per così dire. Diamole una degna sepoltura. Più o meno sepoltura. La bruciamo dove voleva bruciare Slack Joe, dai. Almeno impara. Ma che ci penso, avremmo anche potuto bruciare qui, nonna Cencia, vabbè. Ok, adesso magicamente si apre. Ok, va bene. Perfetto. Oddio, ma qui c'è la maschera. Oddio, quella è la macchina dove ci avevano fatto. Cioè, non è la stessa, però è tipo quella. Dove ci avevano fatto la maschera dell'assassino, appunto. Oh, un'altra bella runa. Alla fine ti ritrovi sempre in posti interessanti, Corvo. Ovvio, ma anche nella vita Nell'occhio reale. del ciclone, fra Nonna Cencia e un uomo che ha vissuto l'intera vita con una mannaia in una mano e una bottiglia nell'altra. Strisci fuori dalle rovine sommerse per tornare nel pub dove hai visto Emily per l'ultima volta. Dove sarà ora? Cosa provi sapendo che i tuoi alleati ti hanno tradito? È strano come rimanga sempre un po' di innocenza da poter perdere. E Daud, hai ucciso il peggior assassino di tutti i tempi. L'hai fatto per amore dell'imperatrice e di Emily o per l'istinto primordiale di primeggiare su tutti gli uomini? Riesci a capirne il motivo? Io onestamente l'ho ucciso perché ho sbagliato pulsante. È un po' di istinto primordiale, per così dire, però per amore anche della patria. Facciamola così, dai. In effetti, ragazzi, Emily dov'è? Perché noi non siamo certi che sia ancora lì, anzi, secondo me è quasi, quasi mai nella vita. Oddio, che figata questa parte in prima persona. Ok. Abbiamo lasciato Slack Joe al suo destino. Questo è ancora vivo? È stato bello non conoscerti. Oh mio Dio. Vabbè, non uccidiamo. Però che momento poco soft. Oddio, levati. Sennò sono costretto a ucciderti. Ok, dai. Cosi brutti lì. Mamma mia, raga. È uno stress psicologico sta parte. Cioè, mi rendete conto? Moneta, moneta. Che poi se anche Piero è contro di noi, noi come le usiamo queste monete? Ho trovato il mondo. In giochi come Dishonored non si può mai stare sereni, insomma. Ok, siamo all'uscita dalle fogne. Torniamo al Piz Pub. Pietà, no! Sei tu, Corvo. Sì. Grazie al cielo. Ti credevamo morto. Solo Samuel. Era sicuro che fossi vivo. L'ho visto sul fiume poco prima della strage. È stato furbo, non è approdato. Ma scommetto che è lì fuori. Credo che ti stia cercando. Evlock ci ha chiamati in cortile. Ma non mi sentivo bene. Ho solo guardato dal solaio. L'ammiraglio ha sfoderato la sciabola e l'ha infilata nell'occhio di Wallace. Poi è passato a Lydia. A Callista ha sparato alle spalle con la pistola. No. Emily ha visto tutto. Evlock continuava a urlare che nessuno avrebbe mai saputo ciò che aveva fatto. Pendleton non riusciva a guardare nessuno in faccia. Hanno detto che toccava a Sokolov e sono andati da lui. Poi non so cosa sia successo.
Per me Sokolov non l'hanno fatto fuori. È tipo impossibile che l'abbiano fatto fuori perché gli serve per creare le difese del nuovo impero che vogliono provare a fare. Ok, siamo a posto con le cose qui. Emily era lì quando è iniziato tutto. Povera piccola. Spero abbia chiuso gli occhi. L'ammiraglio ha detto che Martin aveva ragione. Immagino ne abbiano parlato. E temessero di essere giustiziati per lo sterminio del Madonna Lord mia. Reggente e i suoi alleati. Credo che ti abbiano avvelenato per questo. Mamma mia, ragazzi. Secondo te ora questa cosa è stata? Mi volevo far sgamare così, però ok. Novità? Stiamo ancora te. Cosa sta? Alle armi! Attenzione, sono gli dietro! Ah, raga, non giocate. Cioè, ma vi sembra che potete battermi? Cioè, ho distrutto i tizi quelli là. Credete che adesso abbia paura? Cioè, madonna, ma dai, ma levatevi, va. Ragazzi, è bruttissimo però il fatto che qui dove tutto è iniziato. Adesso è dove ci sono tutti i cattivi, insomma, siamo stati traditi, è veramente. Guardate, guardate come sono andati via di corsa. Sti lezzi. Vabbè, raga, andiamo anche da Piero. Anche perché è l'unico che ci può aiutare, perché se dobbiamo affrontare il finale e lo affrontiamo con poche, pochissime munizioni e robe varie. Allora vediamo qua fuori se c'è qualcuno. C'è Piero, ecco chi c'è. Come facciamo a entrare da Piero noi esattamente? In teoria non aveva un balcone, qualcosa. Ah no, ok. C'era appunto il balcone. Sono felice di vederti ancora vivo. Senza di te Pensate. questa città non sarebbe la stessa. Mi sono appena occupato del lavoro di Piero su un arco. L'ho completato. Questo strumento ci permetterà di inviare un potente segnale elettrico attraverso il sistema nervoso. Potremmo stordire i nemici. Oppure potremmo ridurli in cenere. L'ho Oh. calibrato in modo tale da rimanere al sicuro dal suo funzionamento. Si attiverà soltanto in presenza dei nostri nemici. Questo arco è più potente dei vecchi modelli. Il suo raggio d'azione è notevolmente aumentato. Colpirà i nemici senza toccarci. Mi serve l'ultima sequenza registrata nel progetto di questo dispositivo. Evlock lo stava esaminando prima della strage. Riportamelo. Prima di partire, Evlock lo teneva in camera da letto. Spero sia ancora lì. Tu puoi spostarti agevolmente sui campi di battaglia, ma io e Sokolov non abbiamo il tuo stesso dono. Mettiamo in funzione il dispositivo o vai a uccidere i nostri nemici uno per Mi uno? sa che avevamo già trovato però il progetto prima quando eravamo entrati nella stanza. Infatti sì! Madonna che culo. Incredibile. L'arco è stato completato. Ora attiviamolo. Questo strumento ci permetterà di inviare un potente segnale elettrico attraverso il sistema nervoso. Potremo stordire i nostri nemici, oppure ridurli in cenere. Avete già detto. Cosa ne pensi, Corvo? Bruciali Piero, bruciali Dovevo ora. immaginarlo che avresti preso questa decisione. Un piccolo aggiustamento e siamo pronti. Forse un po' troppo cattiva come cosa bruciarli, però. Corvo, è tutto pronto. Non resta che attivarlo. Ci vuoi pensare tu? Quando quest'arco sarà carico, nessuno oserà avvicinarsi a noi. Allora, praticamente adesso abbiamo il potere di distruggere tutto, da quanto ho capito, ed è una figata assurda. Però io direi prima di andare a pensare alla nostra povera vecchia Amy, perché
coso qui per attivare tutto è lì. La città è messa male. Possibile che peggiori. È molto probabile. Qualcuno venga qui, là! Emily, scusa, non volevo che tu vedessi ciò. Ma dov'è Emily? Ma che diavolo? No. Corvo, ricordi quando ti parlavo di un disegno speciale che stavo facendo per te? È questo. Non so dove sei, ma spero che quando tornerai lo vedrai e ti piacerà. Vorrei portarlo con noi alla Downwall Tower. Stasera sono tutti strani. Samuel parlava sommessamente con Calista a proposito di una pistola lanciarazzi che lei avrebbe dovuto usare per chiamarlo. Ho detto di chiudere a chiave la porta nella stanza della vecchia torre. Ho sentito l'ammiraglio dire agli altri che stasera partiremo per un posto chiamato Faro dell'Isola di King Sparrow. Spero che tornerai prima di allora. Raga, avevamo trovato già prima qualcosa riguardante quell'isola. Qualche episodio fa, ora non mi ricordo quanto tempo fa, però. Quindi dovremmo tornare da Calista. E Calista, eh? Sta lì, Calista. Vai. No, ci manca un coso, no, dai. No, dai, non ci credo, ci manca un coso lì per usarlo. Speriamo che questo funzioni ancora. Ok, questo funziona. Lo mettiamo qua. Lo riempiamo. Lo trasportiamo. Ok. Semplicemente straordinario. Distruzione su vasta scala. Impossibile descriverlo. Tutte vite interrotte in un solo istante. Vabbè, così mi fa sentire in colpa, però, Piero. Mi sono ammazzato male. Madonna, ragazzi, che spettacolo. Forse ero un po' cattiva come cosa. Emily avrà bisogno di te. Madonna. Ragazzi, cosa triste. Vabbè ragazzi, direi che per questa puntata di Dishonored possa essere tutto. Spero l'episodio vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like e commentate per supportare la serie. Cosa succederà adesso che chiameremo Samuel? Salveremo Emily? Non lo so ragazzi, comunque è stato bellissimo questo episodio. Quindi un caro effetto da Jolly, cioè da Corvatano, quindi ciao belli.